Il testosterone è l'ormone maschile per eccellenza. Determina l'intensità dei tratti maschili, la profondità della voce, lo sviluppo della massa muscolare o di grasso, la diffusione di peli, barba e capelli e l'intensità dell'energia sessuale. Quindi più testosterone c'è, meglio è? Sì e no, la natura ha sempre una giusta misura. Negli uomini i livelli di testosterone iniziano ad aumentare con la pubertà e raggiungono il massimo intorno ai 30 anni. Dopodiché iniziano a calare lentamente. Tragedia! Non è detto, ecco cosa succede. Uno studio del laboratorio di ormoni salute e comportamento dell'Università di Parigi ha dimostrato che a livelli più bassi di testosterone corrisponde un maggiore sviluppo dell'intelligenza emotiva e una migliore capacità relazionale nei rapporti affettivi a lungo termine, sia verso il partner, i figli e la cerchia familiare, sia nei rapporti con collaboratori, gruppi e realtà esterne. Insomma, meno istinto e più controllo? Pare di sì. Non esiste un livello di testosterone al top uguale per tutti, perché i livelli di testosterone dipendono dall'età. Ogni età ha la sua funzione maschile da svolgere, più energici da giovani, più attenti al benessere di chi è vicino crescendo. E per mantenere i benefici del testosterone? Ecco cosa fare. Come sempre, la salute e l'energia si ottengono a tavola. Per avere buoni livelli di testosterone servono cibi ricchi di vitamina D e zinco e alcuni alimenti specifici come uova, tonno, ostriche, fagioli bianchi e fagioli rossi. In ogni caso, quando il testosterone cala naturalmente con l'età e si gestisce meglio l'intelligenza emotiva, si ottengono altri benefici, dati da relazioni stabili e positive con persone che ricambiano stima e affetto. È dimostrato che vivere così pareggia molti dei benefici del testosterone perché è antistress, antidepressivo, aiuta a ridurre i radicali liberi, abbassa il rischio di disturbi cardiovascolari e malattie infiammatorie. Invece, livelli artificialmente alti di testosterone in età avanzata aumentano il rischio di infarti e altre complicazioni maschili anche per la prostata. Insomma, la cosa più giusta da fare sempre a tutte le età è mangiare bene e controllare i livelli di testosterone regolarmente. In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook sulla salute maschile e la salute della prostata. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!